Ciao ragazzi, sono il nostro Grinone, bentornati sul canale. Intanto ringrazio Yei per avermi dato la possibilità di portarvi questo contenuto. Attenzione, perché quello che andremo a vedere riguarda FIFA 21, ma è una versione beta del gioco, una versione non finita, che quindi potrebbe essere diversa da quello che sarà poi il prodotto finale che arriverà sugli scaffali nelle nostre console. Quindi mi raccomando, come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se non siete iscritti, seguirmi su Instagram green-sbarba. Oggi andiamo a vedere il gameplay e io adesso vi lascio già sotto una partita che oggi, la prima partita di Rivals che ho giocato. Vi dico subito che i giocatori sia miei sia dell'avversario erano versioni boostate, quindi carte tipo Inform, Team of the Season, quello che è, insomma, con valori altissimi, quindi poi la vostra opinione basatela su sapendo questa cosa. Quindi potete farvi un'idea, no, di quelli che sono i giocatori già in una versione dopo qualche mese di gioco. E questo vi serve per farvi la vostra opinione, ripeto, sulla velocità, eccetera, eccetera. Bene, stavo pensando a come fare questo video e ho detto, io ad Ultimate Team non ci gioco da novembre su FIFA 20, quindi è inutile che faccia tanti commenti, che poi comunque la gente sotto mi viene a scrivere, ma tanto tu vuoi fare hype, tanto tu devi, no, parlare bene dell'EA. No ragazzi, io dico la mia. Dopo di questa mi sono andato a fare ovviamente anche altre partite, ma ho deciso proprio di registrare e portarvi la prima che ho fatto online, perché avevo giocato un po' le Squad Battles, proprio per farvi vedere quella che è la mia esperienza di uno che ad Ultimate Team non ci gioca da tanto 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 tempo. Vi do le mie opinioni, dopodiché ragazzi io lascio andare avanti il video, vi guardate tutta la partita, ci saranno delle cose che dovrò tagliare perché non posso mostrarvele, tipo i ratings delle carte eccetera eccetera, in quanto, ripeto, non sono finali, non sono definitivi, quindi per evitare confusione li andiamo a levare, ma voi guardatevi il gameplay. Quello che posso dirvi io è la prima cosa che mi è piaciuta davvero tanto, e vado a memoria, quindi non sto mettendo le cose in ordine di importanza, però sono i colpi di testa, perché come vedrete in un'occasione io riesco a fare gol con il colpo di testa, che vi ricordo sono manuali, quindi dobbiamo andare noi a mirare verso la porta dove vogliamo mandare il pallone, mentre poi il mio avversario, con lo stesso giocatore, fra l'altro, perché era lo stesso giocatore sia mio che suo, va a colpire di testa per andare in porta e non riesce a segnare. Quindi finalmente i colpi di testa, non sto dicendo che sono tornati, ma sì, sono tornati se li sappiamo usare, ed è una cosa che andrà sicuramente a variare in base a quella che poi sarà la nostra skill sui colpi di testa. Dopodiché, per quanto riguarda la velocità del gioco, devo dire che ci siamo, insomma, è quella che possiamo aspettarci in una versione quasi ormai finale di carte, per cui non c'è niente da rimanere stupefatti. Chiaramente i giocatori dentro in campo, io avevo tipo Mané, Salah, Werner, cioè vanno via veramente a 2000 all'ora, perché avevano sì, valori altissimi di velocità. Potrete notare, presumo, il flow dei contrasti, che sono molto meno plasticosi rispetto alle versioni precedenti del gioco, ed è una cosa che poi durante il gameplay si sente, perché questo lo rende molto più dinamico, molto più, non voglio dire veloce, però con meno interruzioni, diciamo, brutte. Potrete anche notare che fondamentalmente io e il mio avversario abbiamo giocato ognuno col suo stile di gioco. Io ragazzi me l'ho fatto la squadra, non avevo messo tattiche né niente, sono partito e sono andato via così. Quindi diciamo che la mia impressione per quanto riguarda il gameplay di Ultimate Team su FIFA 21, pensavo veramente peggio, eh. Cioè io mi aspettavo proprio di rivedere quello che succede, soprattutto con le carte forti, ovvero che cominciano a saltare fuori le prime meccaniche che poi si vanno ad abusare. Però se non ricordo male, qua in questa occasione il mio avversario ha tentato qualche volta di andare tipo sul fondo per poi crossarla bassa in mezzo, però si nota anche l'intelligenza dei giocatori dell'IA, quelli gestiti dall'IA, i nostri compagni e i nostri avversari. Ci sono le difese che cercano anche da sole un po' di andare a contrastare, di andare a fare di mandare in fuorigioco l'attaccante. Ci sono i nostri compagni che fanno dei movimenti, che cercano di liberarsi. Sicuramente è diverso da questo punto di vista rispetto a FIFA 20. E vi basta semplicemente andare a riprendere i miei altri video sulle pitch notes, perché quello che abbiamo letto là
effettivamente stato messo qui in pratica. Per quanto riguarda gli inserimenti creativi, ragazzi, quelli sono abbastanza complicati. Io ho fatto un po' fatica, adesso che sto giocando magari offline mi schillo un attimo su queste cose qui, perché non sono semplicissimi. Sono utili, però bisogna imparare ad usarli bene, perché altrimenti va a finire che ci si ritorgono contro. Perché se cominciamo a mandare avanti i giocatori a cavolo così, no, non è una grande soluzione. Quindi quella è una bella feature in più che hanno messo, però bisogna essere bravi. Mi pare che in questa partita qua io avevo provato a farne una con premendo i due analogici, quella che quando praticamente rimane in controllo del giocatore senza palla, però non mi sono mica mosso tanto bene sul campo, infatti poi ho perso il pallone, se vado bene a memoria. Però diciamo quindi che il gameplay per me si può ritenere soddisfacente. Dopodiché io non so quest'anno quanto andrò a giocare ad Ultimate Team, perché vorrei concentrarmi su altre cose, perché Ultimate Team richiede tempo, io la Weekend League non ho tempo di giocarla e quindi andrei solamente a farmi male. Però fra di voi, quelli che sono tanto amanti di questa modalità, io vi dico, ascoltate me, ma ascoltate la mia opinione e prendetela per quello che è. Fatevi la vostra guardando la partita. Ragazzi, io adesso sparisco, lascio andare avanti il video con la partita sotto, proprio perché siete, penso che sia la maniera migliore, non perché non so voglia parlare, nonostante abbia il raffreddore e faccio un po' fatica anche a respirare, ma non è che non ho voglia di parlare con voi, ma voglio che voi vi guardate la partita e vi fate proprio puramente da zero la vostra opinione, poi me la fate sapere però alla fine nei commenti. Quindi vi lascio al resto del video, noi ci vediamo al prossimo. Vi ricordo che in descrizione trovate anche il link, invece quello sui menu del Foot Stadium, per la personalizzazione del nostro stadio. Se non l'avete visto andatevelo a vedere, che è uscito insieme a questo video qua. E noi ci vediamo alla prossima, e come sempre ragazzi mi raccomando, qualità. Ciao belli! This has been quite the roller coaster ride. Over the touchline for a throw in. Element of risk there, but he's won the ball. They've regained possession. Werner. Good defending to prevent the chance. And no-nonsense defensive clearance. Well, he's thwarted him almost effortlessly. Well, in terms of added time, a minimum of 1 minute. An encouraging Wanderers move, this. And they've won possession again. A chance then for the respective managers to address their charges. It is half-time here. I think most fans would be pretty happy with this man's display so far. Really tense battle so far. And now the second half is underway. Now, what can they produce on the flank? And just like that, they've lost possession. They've got it now, what can they do? And a timely intervention. Excellent challenge. And it crossed the touchline, so a throw in here. Marco Reus. Son. That's how to blunt the edge of the opposing attack. Alexander Arnold. Son. Quick thinking to dispossess his opponent. And the counter looks on here. Options available. In with a chance. It's still alive. Well, nothing untoward happened. Oh, what a stop. And what a magical save.
It's going to be a double substitution. Well, a chance to take the lead, it really is. The crowd sense a goal. Able to deal with the threat. Firing it towards goal. Every goalkeeper would expect to catch that one. Werner. Now Mo Salah. Extremely sloppy in possession. Marco Reus. And that pass could be troublesome. And he struck the post. And we're inside the final 30 minutes. And the keeper's in trouble. Wonderful chip. And then fine goalkeeping. Well, he came off his line, knew what the player was going to do. Great save. Not a great pass. Reus. Werner. Werner. Timo Werner. What a vital intervention. Can he convert? Kevin De Bruyne with the goal. Well, foul play, says the referee. Wijnaldum. Conte. And here's Wijnaldum, unable to get a body in the way. Neymar makes his way forward with purpose. Options around him. Neymar crosses it in. And he clears the danger. Pogba. Now Mo Salah. And return to Salah. Well read to ease the pressure. Son. Oh, it comes to nothing in the end. Really should have made more of that. Werner. It's a good-looking ball in behind. It's Neymar. Oh, incredible save. And he snuffed out any sign of danger. Well, nicely cut out. Might really be able to trouble them here. The high press was on, and the chance is on. Can he convert? Virgil van Dijk with the block. Another block. A wanderer's corner. They're hungry to add to their lead. Firing it in. And that's sound goalkeeping to hang on to the shot like that. Oh, good vision. The chance is on. It has to be, surely. And that is how to endear yourself to the fans in your debut. Well, he's in dreamland. It's all going to plan and then some. Well, here it is again. It's all about the pace in transition. It was so quick to get out from the back. But I have to say, after that, the keeper doesn't cover himself in glory. And level again here. This has been quite the roller coaster ride. Overcooked that one. Salah pressing as a team. Can they push ahead in the closing stages? Well, they did have possession of the ball, but all that good work now counts for nothing. Dangerous looking through ball. And Mohamed Salah now. Mane! And throwing himself at the ball. Well, you just never know about chances near the end. You've got to be opportunistic. Will this corner do it? Marco Reus. Possession lost, intercepted.
inside the final 2 minutes of this contest. Trying to get onto the front foot with the minutes ticking away. Conte. Here's De Bruyne. The verdict is offside here. What about the stoppage time situation? 2 minutes the word. Son. Now with Messi. And attempting the through ball. This could be the moment. Goalkeeping of the very highest order. Oh, it was a great shot as well. Great shot, great save. Mahrez. Well, he was in the right place to intercept. And full time here. Well, they weren't to be separated in the end. It goes into the books as a draw. Lee, what did you make of it? Well, Derek, goal